essendo arsa la campagna e mancando i molini l'acqua che a ricordo d'uomo mai si provò, ricorse a questo pubblico ad implorare da questa divota immagine della Madonna d'Incidella, e la pioggia si ottenne abbondantissima il 4 luglio 1744. Questo ex voto, modesto artisticamente e ricco per la sua espressione, lapidario nel suo linguaggio come un bollettino di guerra, può essere capito dall'uomo di oggi che dispone di energia elettrica a sufficienza per muovere tutti i mulini che vuole ed essendo ormai la grande ruota a pale mossa dall'acqua divenuta oggetto di antiquariato? Ancor più significativo il testo e lo spirito dell'ex voto se consideriamo che in quegli anni vi fu perdurante siccità estesa a tutto il territorio della Bassa, come risulta da un atto notarile stipulato il 24 novembre 1739. Per l'uomo di quel tempo la sufficienza o la mancanza dell'acqua, di questo elemento vitale, era motivo di giusta preoccupazione. Il territorio del comune di Gottolengo è formato da depositi fluvio-glaciali ed è posto in zona di risorgive che ha nella fascia limitrofa dei comuni di Calvisano, Ghedi, Leno e Isorella la sua massima espressione. Tre corsi d'acqua naturale scorrenti fra i terrazzamenti, alimentati dalle acque naturalmente sgorganti dal terreno e dalle acque pluviali, lo attraversano da nord a sud, la Gambara, il Redone e il Guarinello, che si ricongiungono a sud nei pressi del Gurg della Traada e formano un unico canale, la Gambara. Da questa rete naturale, durante i secoli, si sono ricavati altri vasi che con andamento rettilineo interessano tutto il territorio e hanno portato acqua ai molini, alla macina, alla rassega, al maglio, ai campi e via via fino agli orti, ai tanti orti che contribuivano alla sussistenza della popolazione. E da sempre è esistito tra la gente della Bassa e l'acqua un legame quasi affettivo, una dipendenza molto forte. Legge su testi d'archivio datati 1573 e 1700 che il mulino Tredone ha tre rote, una di queste macina con l'acqua continua e le altre due solo in tempo d'inverno per mancanza dell'acqua. Il mulino Cereto con tre rote che macina solo d'inverno et nulla d'estate per mancanza dell'acqua per gli adaguanti. E ancora, la macinatora dell'olio e della pistadora dei risi lavora solo in tempo d'inverno per mancanza dell'acqua. Adaguamenti, intopate, termini molto in uso in quei tempi e spesso motivo di litigio e questioni con i clienti ed i rivali, coloro che stanno sull'altra sponda del rivo. Il rivale è anche colui che si affida per le sgolizie alle acque che provengono per inclinazione dal terreno posto a quota superiore e dal proprietario di questo dipende per il suo sostentamento. Nel catastico dell'anno 1573 dei beni del comune di Gottolengo dei contadini si trova già chiara conferma della proprietà dei mulini, della rassega, della pistadora dei risi e dell'acqua e nell'estimo del 1641 la qualità di proprietario del comune di Gottolengo su alcuni corsi d'acqua viene chiaramente ribadita. Il comune provvedeva con periodiche curazioni al mantenimento delle seriole, mentre alla sorveglianza e gestione erano delegati gli adacquatori. Nel 1700 ne aveva le sue dipendenze due, ad ognuno dei quali passava un salario annuo di lire 70.
Un grande mulino con più ruote era sito in quel di Solaro. Un altro è stato inglobato nel caseificio Foresti ed era visibile ancora negli anni 60. Oltre che per i mulini, per la rassica, per la pistadora dei risi, per la macina dell'olio di lino, per l'irrigazione, l'acqua serviva a sbiancare le tele prodotte da linaroli e tessandri. Oltre all'implorazione divina, la comunità di Gottolengo cercava di ricorrere a buoni accordi con le comunità vicine per disciplinare l'uso di quella poca acqua che scorreva nelle rogge, alcune delle quali ricordo delle bonifiche, di quella saggia manutenzione della rete idrica dovuta alla presenza dei monaci benedettini nel nostro territorio. Tutto dunque era legato a questo prezioso bene della natura.